perché nessuno ha mai negato, parlo piano e una volta per tutte, la validità delle vaccinazioni. Siamo contrari al metodo che ha utilizzato questa giunta, imponendo un obbligo che esclude dei bambini dagli asili nido della nostra regione. Io più chiara di così non riesco ad essere. Non vogliamo parlare alla pancia della gente e dei genitori, non lo volevamo, non lo vogliamo usare, non l'avremmo voluto usare oggi in questa discussione perché non c'entra niente. Probabilmente si va sull'onda della rassegna stampa di oggi e anche lì i nostri consiglieri comunali a Bologna non hanno assolutamente negato la validità dei vaccini, si vuole semplicemente ascoltare dei cittadini che la pensano in maniera diversa e li si vuole convincere della validità delle vaccinazioni, ma non costringendoli, convincendoli. E qui invece, in un giorno in cui si deve parlare di partecipazione, siamo costretti a parlare di una legge che esclude e non include. E visto che parliamo di metodo scientifico, vi leggo l'ultimo report, una parte dell'ultimo report che vi invito a leggere, della Regione Veneto, che ha pubblicato il report del decennale della sospensione dell'obbligo vaccinale e che riporta all'inizio una parte dove dice: quest'ultimo rapporto ha, a differenza dei precedenti, ampliato l'analisi dei dati di copertura a tutta la coorte dei soggetti nati, residenti e domiciliati in regione dal 98. Nati, tra parentesi, residenti e domiciliati in regione dal 1998, primo anno di sospensione dell'obbligo vaccinale, al 2017. La Corte ampia ammonta 858.394 unità per l'analisi di copertura del vaccino antipoliomielitico nelle corti da 0 a 18 anni, 780.917, eccetera, eccetera. E ve lo potete leggere, è pubblico. Comunque dice già nelle premesse che i dati confermano che la quota di popolazione vaccinata continua a crescere nel tempo anche oltre le canoniche soglie di rilevazione a 24 e 36 mesi. Questo conferma che il convincimento, l'informazione, la chiarezza, la trasparenza e il dialogo con i cittadini pagano, non la costrizione.